Il capistrello cerca il riscatto contro il lanciatissimo Delfino Curi Pescara, reduce dal pareggio contro l'Aquila e ancora imbattuto in campionato. Tre sconfitte consecutive per i rovetani, che ritrovano dal primo minuto De Rocis, Franchi e Di Girolamo nel 4-3-3 in cui Aquino è il perno offensivo. Turnover per Bonati, che propone le novità di Stefano, Palmaricciotti, De Murtas e Palmisano. Tridente offensivo composto da Falco e Marzucco ai lati di Di Stefano. La cronaca si apre al secondo minuto, quando Fantauzzi perde un pallone velenoso e avvia la ripartenza degli ospiti con il tentativo di Di Stefano respinto di pugno da Di Girolamo. La replica del capistrello arriva al sesto con la punizione calciata da Aquino, che esalta i riflessi di calore pronto sulla deviazione della barriera. Il Delfino lascia l'iniziativa ai rovetani e si chiude in un 4-5-1 puntando sulle ripartenze in campo aperto. Il capistrello prova a scardinare le linee con De Meis al quarto d'ora, ma la sfera termina tra le braccia di calore. Gli ospiti sono ancora pericolosi in contropiede al 18esimo con Falco che si libera e tenta il tiro a giro decisivo, il rammendo di Di Girolamo. La manovra del capistrello perde di efficacia con il passare dei minuti e sono ancora gli ospiti a mettere la testa in avanti con Di Giovacchino, che tenta la battuta a rete ma trova un muro davanti a Di Girolamo. La ripresa si apre con l'occasione di Deramo, che calcia al volo ma Calore risponde presente. Bonati inserisce Gobbo e Massa per Falco e De Murtas, ma è il capistrello ad alzare i decibel al nono con Aquino che inventa per De Rocis, provvidenziale Calore che si rifugia in corner. Dalla bandierina e granata la sbloccano con Aquino che raccoglie la respinta corta della difesa e scarica in porta per l'1-0. Secondo gol in campionato per l'attaccante campano e partita in discesa. Altri 60 secondi e si accende Di Girolamo, tiro a giro che finisce a lato. La timida reazione del Delfino arriva a metà del tempo con il colpo di testa bozzato dal neoentrato Paulilli. Nessun problema per Di Girolamo, che accompagna sul fondo. Ospiti che assaltano l'area rovetana, prima con Gobbo che trova la respinta di Di Girolamo e poi con Tamboriello, sul quale è decisivo il colpo di reni dell'estremo di casa. Il capistrello dal canto suo risponde in contropiede con la galoppata di Salvati, che a tu per tu con Calore tenta il dribbling ma sciupa la palla del 2-0. Colpo del KO rimandato di appena 3 minuti con un'autentica invenzione di Di Girolamo, che scappa dalla bandierina e infila Calore con il gol che consegna i 3 punti a capistrello. Boccata d'ossigeno per Giordani, prima sconfitta in campionato per il Delfino.